Ciao, sono la Miki con Marco e Rocco. Allora, siamo sempre in macchina. Come inizio vlog, diciamo che sì, siamo in macchina. È sabato pomeriggio, inizio pomeriggio perché sono le 2:34 precisamente. E andiamo, siamo in direzione Clerici. Sì, non abbiamo ancora deciso, per quello che sono titubante. Comunque si pensa di andare nella bellissima Lerici, che non è un posto che noi, pur avendocela vicina, frequentiamo abitualmente. Diciamo che è bellissima, sì, ma... un po' scomoda arrivarci. È un po' scomoda e non... non che non c'è un cazzo, è molto simile a Levanto, dove abitiamo, secondo noi. E quindi, abitando già in un posto, in un paese molto molto simile, diciamo che preferiamo il nostro, ecco, tanto per dire. Però una volta ogni tanto, insomma, ci andiamo. E oggi abbiamo pensato che potrebbe essere la giornata giusta, visto che c'è un bel sole, e insomma andiamo lì per fare un girettino. Non abbiamo pranzato, ci siamo alzati tardi come di consueto nel nostro weekend. Siamo alzati a mezzogiorno, abbiamo fatto una colazione, diciamo, leggera, molto detox, come va di moda adesso. Guardate sotto qua, No, non ce lo mettiamo. No, vabbè, dai, abbiamo mangiato i pancake con Nutella, banana e panna montata. Sì. Infatti sono qua che rotolo, deve finire questa cosa. E quindi non abbiamo ancora pranzato, abbiamo fatto colazione con quella cosa gigante, non abbiamo ancora pranzato, per il momento non ho neanche intenzione di pranzare perché sono qua che rotolo, però se ci venisse fame, insomma, poi prenderemo qualcosa e vi farò sapere. Quindi a questo punto diciamo che la macchina la tralasciamo un po' e ci vediamo a Lerici, sperando, incrociamo le dita, di trovare parcheggio, perché lì è un caos totale. A dopo! Mi piace. Sembra facile. Siamo a Sant'Erenzo. Siamo a Sant'Erenzo, ci siamo fermati un pochettino qua a prendere 10 minuti di sole. E è molto carino. Meglio leva. Sì, vabbè. Per noi sì, però è carino, no, lo stesso. Dai, è carino. Forse a me piace più Sant'Erenzo che Lerici. Rocco, cosa dici? Che dici, Rocco? Che dici, Rocco? Non dice niente. Quello là in fondo è Lerici. Vedi la palmare piccolo. E là in fondo è Porto Venere con la palmaria. Il tino e il tinetto. Che palmaria piccola. E qua siamo alla Venere Azzurra. Questa spiaggia si chiama la Venere Azzurra e è molto bella.
Sì, vedere Portovendere da qua è spettacolare. Si vede anche la chiesa di San Pietro. Tutte le persone dietro che prendono il sole, riparate dal venticello. Prima. Dove sono la macchina dietro perché sì, era un cazzo dove eravamo thank you.
Allora, appena divorato un panino con la porchetta, anche Rocco ha fatto il suo assaggio, e ora bicchierino di vino bianco come vecchietti, seduta al giardinetti in panchina. Ma ci voleva, anche perché sono quasi le 6 e questo sarebbe il nostro pranzo. Poi faremo un giro svelto nelle bancarelle, ma non è che mi interessa più di tanto. Siamo venuti esclusivamente per fare la pappa. Ora ci sarebbe un rutto libero, quindi vi saluto. Cuscini del pakistano. Abbiamo comprato due cuscini dal pakistano perché non ci sembravano così malaccio come consistenza, perché abbiamo quello in lattice come cuscino principale e poi ne abbiamo uno dell'IKEA, ma l'abbiamo già cercato anche il tavolo a sostituirlo, ma l'abbiamo cercata all'IKEA, ma non ci sembravano, cioè allora ci tenevamo quelli che avevamo, non ci sembrava migliore da comprarne uno migliore, allora non l'abbiamo preso e adesso abbiamo trovato questo qua. Come consistenza non ci sembra così male, giusto per usarlo come doppio cuscino, perché ormai ci siamo abituati, e però lo proveremo. Insomma, 6 euro a cuscino, c'era un tagliendino che costava 39, magari non è vero, però magari proprio non è vero, eh? Magari proprio non è vero, sta cedendo il metodo pakistano. Metodo pakistano cede? Sì. Arrivo in urgenza.